Sì, autorevole, inequivocabile, convincente la vittoria del Parma che subito ha aggredito l'Udinese. Siamo al terzo di gioco, Asprilla, Melli, Sensini salva quasi sulla linea. Immediatamente dopo, dal calcio d'angolo, la palla Grun di piatto ed è gol. Con questa autoritarietà, direi, il Parma ha condotto tutta la partita. L'Udinese si è avvicinata alla area di rigore del Parma solo su tiro piazzato, non ha mai condotto un'azione. Questo testimonia dell'andamento della gara e ce ne dà anche una chiave di interpretazione. Corale sempre la manovra del Parma, che ha anche delle grandi individualità, questo è il signor Melli ed è bravo Di Leo a respingere in calcio d'angolo. E questo è Asprilla, un giocatore del quale sentiremo parlare ancora molto. Apre per Benarrivo, c'è l'uscita di Di Leo che rimedia al tutto. Sempre Benarrivo e sempre Asprilla. Guardate il Negretto ed è gol. Ha infilato l'angolino basso dopo, avete visto, una giravolta veramente elegante oltre che velocissima. Direi che la partita è tutta nel primo tempo. All'apertura di ripresa Balbo, vedete, approfitta al massimo dell'unica distrazione della difesa del Parma ed è 2-1. Ancora un lancio dell'anno per Balbo, ma Trecano, subentrato a Grun, che Scala vuol fare riposare per le partite di Coppa, rimedia. Asprilla va via e vedete che Mandorlini tocca con la mano. Bravissimo in questo caso Bettin, ha dovuto espellere il giocatore dell'Udinese. Dichiaro un altro nazionale azzurro e Melli in rete. L'ultimo passaggio lo ha fatto Osio, una grande partita di Chiara, anche lui nazionale. Questo Parma ha grande individualità e un gioco corale che è quello dell'anno scorso, con la fantasia di Asprilla in più. Ma come vi ho detto, di Asprilla avremo ancora modo di parlare. Con l'approvazione invece di Bigon vi dico che l'Udinese di oggi non è